Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. È parecchio che non faccio un video su mio gameplay. Oggi parleremo di un gioco che mi è piaciuto un bel po'. Si chiama Subnautica. Vi faccio vedere quello che ho costruito, la mia casa, a che punto sono arrivato. Allora, come si intuisce bene, sto per partire, ok? Il mio razzo si chiama Bye Bye Leviathan, perché i Leviatani sono dei rompipalle durante il gioco che ti ammazzano di continuo, ti fanno distruggere, ti distruggono i Seamoth, ti rompono le scatole quando vai in giro con sottomarino, eccetera. Quindi questa qui è la base di lancio che costruirete durante il gioco, e questo è il razzo. Per costruirla praticamente andrete qui, appaiono questi cosi, e qua potete scegliere il colore, cose così, e costruire vari pezzi, ci sono circa 5-6 pezzi. Ora io faccio vedere com'è la mia casa. Sott'acqua ovviamente. Sono stato un po' fantasioso, l'ho costruita vicino al relitto della nave che si è arenata nelle secche. Ed eccola qui. E lì sullo sfondo c'è il mio sottomarino, che l'ho chiamato ovviamente Nautilus, più ovvio di così si muore. Il mio Seamoth si chiama Scooby-Doo. Questa è la mia casa, c'è questo terrazzino in vetro per vedere il paesaggio, due livelli. Qui c'è la mia sala dove ho messo la... come si chiama? Reattore nucleare. Ok, qua c'è il dock per la mia... il mio Seamoth. Eccolo qua. Vi faccio venire il tour di fuori e poi entriamo dentro. Qua c'è una serie di cunicoli che portano alla sala Scander, che sarebbe questa qui. Qua ci sono un paio di pannelli solari. E c'è da dire che io ho fatto la modalità, diciamo, facile, nel senso che non muoio se non mangio, non muoio se non bevo, muoio solo se finisce l'ossigeno e se finisce la vita. E vi assicuro che è successo anche quello. Allora prendiamo la scala. Scooby-Doo attraccato. Questo è il mio Seamoth modificato. Le modifiche che io ho fatto sono... si è impinto, non so perché. Vi faccio vedere le modifiche che io ho fatto. C'è la modifica per mettere la roba dentro, per il sistema di difesa. Profondità MK3 a 1200 metri. Il sonar, scusate, a 900 metri. E il sonar che è molto utile perché vi fa vedere praticamente quasi tutto. Ok? Qua ho messo un po' di poster che ho trovato in giro. Qua c'è il reattore nucleare che va a chiaramente a barre di uranio. C'è il coso postazione modifiche, un cestino, la mia cosa per il caffè, che però chiaramente non posso bere perché io non muoio di sete. Per ricaricare le batterie, il mio coso per le snack. Questo è per caricare le celle di energia, quelle grosse. Andiamo di qua, c'è la mia camera da letto lounge con vista sul mare. Eccola qua. Qua c'è la mia parete con l'erbetta. Qua faccio le mie ricerche scientifiche. Collezione di cappellini che ho trovato in giro per il mare, così. Un pupazzo che ho trovato in giro. La mini Aurora. E qua c'è il mio acquario. Il fiore l'occhiello. Qua c'è mio terrazzo, vai così. E qui c'è il secondo piano che è la camera per gli ospiti, diciamo così. Ho messo un lettino, un altro pupazzo buttato lì così. Vabbè, poca altra roba perché poi mi sono stancato sinceramente di arredare a minchia. Allora, altri cosi, altri poster. Qua abbiamo il fabbricatore, la radio, kit medici, e qua i miei armadi pieni di roba, tanta roba. Vi renderete conto che a un certo punto del gioco accumulerete tanta roba perché me ne chiederà sempre di più. Questa è la sala Scander portata al quasi massimo livello. Vabbè, manca un mod, ma chi se ne frega, io non l'ho usata quasi mai, vi dico la verità. L'unica grande pecca di questo gioco è una mappa, veramente. Una cacchio di mappa. Questa
questa non serve a una mazza. Serve a vedere cosa c'è con le telecamere, così, ma una mappa dove tu puoi fare dei, che ne so, dei checkpoint, dei punti interessanti che vuoi vedere in futuro e cose così, non esiste. Allora, faccio vedere il mio setup attuale, al massimo livello, muta rinforzata, bombola a capienza ultra elevata, pin ultra scorrevoli, guanti rinforzati, la bussola ovviamente, il chip della sala scanner, cioè manda i dati della sala scanner a vostro HUD e il riciclatore. Poi abbiamo il Siglide, il fucile a stasi che è molto utile quando vi capita un leviatano, l'ho immobilizzato nel tempo praticamente. E qui ci sono un po' di tavolette che servono per aprire vari portali. Io ormai li ho aperti tutti, questi qua mi sono avanzate, non sapevo che farci, lo lasciate qua. Taglierina laser, strumento per fare riparazioni, scanner, succadaria, costruttore di habitat, radiofaro che serve sempre, una lama termica, quindi quella potenziata. Qua abbiamo un caffè e la nostra fidata torcia. Abbiamo tutto il cosa fatto completo. Tutti i progetti sbloccati. E vi faccio vedere adesso il mio sottomarino. Via, 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 via. Via, via, via. No, è buio. Vabbè. Allora, il sottomarino si entra da sotto. E può ospitare al suo interno il... come si chiama? Questo coso qua, il robot. Ok. Io in una roba non ci ho messo i siluri come sistema di difesa, perché secondo me non serve a niente i siluri. Tanto i leviatani si ritrovi sempre, si rigenerano, sono infiniti. Non serve a niente. Qua c'è un po' di stoccaggio, un po' di roba utile che mi sono portato dietro. Ricordatevi di mettere nel vostro ciclope sempre, sempre, sempre un fabbricatore, perché serve, e uno per i kit medici. Qua abbiamo il sistema antincendio, che è utilissimo, fatelo, fatelo assolutamente. E qua puoi controllare la luce esterna e interna, questo vi permette di risparmiare energia. E di qua possiamo andare a prelevare le celle di energia per ricaricarle. Come vedete alcune sono scariche. Vabbè, qua c'è un estintore che serve sempre. E qua ci sono gli aggiornamenti che ho fatto. Questi sono gli aggiornamenti più utili che potete fare. Cioè, modulo efficienza. Quando andate sott'acqua a livelli tipo 900, 1000 metri, 800 metri, lui ricicla il calore che trova sott'acqua per aumentare l'efficienza del motore, quindi vedrete proprio la batteria che, in parole povere, si ricarica, ok? Comunque carica batterie a calore, a induzione. Poi c'è il modulo profondità MK3 a 1200 metri, il sonar, utilissimo perché sennò con bestione del genere nelle caverne non riuscite a muovervi, e modulo reattore termico, sistema di incendio e il generatore scudo, che sinceramente a me, sì, l'ho provato ma non mi è servito molto. E cosa importantissima, quando usate queste mod consuma batteria a dire basta, ma proprio tanto tanto tanto. Qua potete creare i vari aggiornamenti. That's it, questo è il ciclope, vedete, è finito praticamente. Ogni volta che qualcuno vi attacca, un leviatano, vedrete su questa schermata che vi faccio vedere adesso, questa, i vari punti in cui si è rotto lo scafo. Voi uscite fuori da qua, e andate con lo strumento riparatore e lo riparate. Ok, quando volete pilotare, picciate il motore. Questo è il sonar, fa vedere tutto, fantastico. Modalità corsa silenziosa, qua fa vedere una telecamera dall'esterno, e qui è lo scudo. Purtroppo non potete correre sempre al massimo perché si surriscalda il motore. Peccato, è arrivato il buio, volevo farvi vedere un po' fuori com'era il ciclope. Allora, che consigli posso darvi? Tenete presente che il titanio si trova ovunque praticamente, e lui in automatico rigenera dei pezzi di astronave che troverete in giro, quindi anche se non lo trovate nei minerali, lo troverete sempre comunque nei pezzi di astronave sparsi un po' per l'ambiente sottomarino. E altra cosa importantissima, quando visitate luoghi al di sotto degli 800 metri, 800, 900, 1000, prendete tutto il possibile
che non trovate in questa zona qui, nelle zone diciamo più in superficie. Perché ritornarci poi è una spina nel fianco, soprattutto con un bestione del genere. A farlo scendere a 900 metri è difficilissimo, vedete quanto è grosso. E io ho aperto tutti i portali, sono stato quindi in tutte le strutture aliene. Non ho fatto la coltivazione degli alieni perché mi seccava sinceramente. E basta, poi mi sono fatto però l'orticello qui che è molto utile, soprattutto di questi affarini qua, i funghi delle profondità, che per trovarli devi appunto andare in profondità. Tutto qua. Spero vi sia piaciuto il video, ragazzi. Come al solito mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!